8 mesi a questa parte la Commissione Ambiente si è impegnata in un lavoro importante a 360 gradi per portare avanti il programma del Movimento 5 Stelle su Roma. Nelle nostre sedute di Commissione ci siamo confrontati con cittadini, comitati, associazioni, dal basso. Abbiamo analizzato numerose situazioni, cercando soluzioni nell'interesse della cittadinanza. Fra i temi centrali della nostra azione è il rilancio di AMA, la tutela del verde pubblico, una nuova prospettiva per le aziende agricole, Cavaliere e Castel di Guido. Ci siamo occupati della tutela degli animali, del Tevere e del suo bacino. Siamo andati sul territorio, a contatto con i problemi concreti. Insieme ai cittadini e ai comitati, abbiamo analizzato il problema della cosiddetta terra dei fuochi romana. Abbiamo studiato una tax force proprio per questo problema. Stiamo studiando un nuovo assetto per una mission del bioparco. Stiamo cercando di mettere in campo azioni dissuasive per mettere fine alle discariche abusive su Roma. E ancora, il nostro intento è quello di modificare situazioni ereditate dal passato, lavorando per migliorare il regolamento sulle antenne radiobase, un problema molto importante per questa città. Abbiamo dedicato una particolare attenzione sulle ville storiche romane, Villa Panfili, Centocelle, Parco della Caffarella. Ci stiamo impegnando a restituirgli dignità e decoro. Vogliamo trasformare le aziende agricole di Roma, Castel di Guido e Cavaliere, in oasi naturalistiche, tutelando la biodiversità e la fauna. Vogliamo istituire una cabina di regia sul rischio idrogeologico, per garantire un'attenta analisi del territorio capitolino, viste le criticità in diversi quadranti della città romana. Non solo, per il futuro abbiamo l'obiettivo di arrivare a nuovi regolamenti per la tutela degli animali, per i circhi e per il verde. Stiamo lavorando a una delibera salva rondini e rondoni e ci occuperemo del tema delle botticelle. Continuare il nostro impegno per rendere Roma una città sempre più sostenibile e attenta all'ambiente.